Buonasera e benvenuti al ritorno di Coppa Lazio. Si disputano oggi Eco City e Cortina l'accesso al turno successivo. Si parte dal 5-1 in casa del Cortina, vinto dall'Eco City. Strette di mano dei capitani, si sorteggia la palla al campo. È tutto pronto qui, Eco City che dovrà difendere il vantaggio ma anche giocarsi la gara perché è favorito. Inizia la gara Cortina, in possesso della sfera, giro palla, lob verso il portiere Charla. Quinto minuto di gioco, giro palla dell'Eco City, adesso il Cortina non riesce a saltare l'uomo, 2 contro 1, Saccaro prova il tiro, la parata. Ancora Solfoni, prova il tiro, gli riesce Charla che mette in angolo. Pallone per Simina, il tiro, ancora Charla, c'è il contropiede che può diventare letale. Prova a fermarlo Simina, grandissima scelta di tempo. E 1-0 scongiurato. Ancora Lara, spazio, gliela toglie. Numero 5, Ferro, messa laterale. Possesso di Lara. Controllo, il tiro, la parata. Oh, ottima del numero 1 Giovannini. Ora Lara. Perché il gioco sulla destra, riesce a scappar via, la palla dentro ed è un gol. Pazzesco questo. Eco City in vantaggio, l'abbraccio dei compagni e l'applauso della panchina per l'1-0. L'Eco City Cisterna. Pallone, attenzione, il tiro ed è il gol di Giordani. 2-0, lo segna lui, doppietta. Dribbling di destro e infallibile la botta centrale. 2-0, Eco City. E time out chiamato dal Cortina per riordinare le idee. 2-0 e il risultato, Eco City scatenato. Vuole chiudere la gara e dimostrare che può passare agilmente al secondo turno. Doppietta del numero 19, Giordani. La palla avanti, subito aggredito da 4 maglie celesti. Ancora Cortina. Palla forte, attenzione, un'ottima palla smorzata dal numero 17, Luci, che quasi quasi segnava, ma Charla è prontissimo. Pallone a favore di Rosati. E sulla sinistra si accentra da Cardoso, ancora la palla per Rosati, il tiro, il miracolo questo di Giovannini che la mette in angolo. Il gol del 3-0 a segno l'Eco City che con Barontini porta 3 lunghezze di differenza. È 3-0 a 3 minuti al termine del primo tempo. Ancora Rosati che deve venire incontro a Giordani. Drone la dà ancora Giordani che subisce fallo e conquista un'ottima punizione. A fuori l'Eco City, un uomo in barriera, altri due sul palo, espone le maglie verdi Giovannini. La palla però è di là, dall'altra parte il palo. Occasione per Petrone. Ancora palla persa, il tiro, il gol a segno col numero 5 Barontini, il 4-0 dell'Eco City a 13 secondi dalla fine. Acciuffa addirittura questo risultato tondo prima della fine del primo tempo. Pallone avanti, Rosati fa passare gli ultimi secondi e doppio fischio e tutti negli spogliatoi per questo primo tempo dominato dall'Eco City. 4-0 è il risultato, ormai passaggio del turno che viene deliberato e archiviato, ma è tutto da vivere il secondo. Tutto pronto per il secondo tempo, riparte da Lara, Rosati, Terenzi. Eco City che sul 4-0 può giocare sul plus, preparando anche qualche schema. Il tocco di Lara,
pallone che arriva ora per Renzi, giro nuovo verso Lara, c'è da arrivare ad Astolfoni che, scusate, a Muci, la palla in mezzo, il tiro, il gol, tripletta di Giordani, 5-0 Eco City, grande azione, applausi, abbraccio dei compagni, meritata questa azione così di che si mette al sicuro. Ora avversario facile, continuazione con la Laura, bella sterzata, il tiro del gol, formidabile questo gol di Lara, 6-0, sterzata di destro e gran tiro, 6-0 Eco City, che non conosce, ma su un Eco City che ha un strapotere sia atletico che di palleggio. Adesso ancora si vede con Giordani che fa il suo quarto gol con una grandissima giocata, stop a seguire, puntata sul palo opposto, stiamo al 6-0, al 7-0 scusate. Pallone alto a cercare la botta sul primo palo di Rosati, per poco non sferrava anche lui l'Eurogol. Prova il tiro, non riesce a mettere la palla a rete, la palla avanti, attenzione, per poco non ci arriva il numero 5 Ferro su una grande intuizione del capitano Paglione. Affidato al Cortina, sulla sinistra Paglione, capitano, prova a scuotere i suoi Astolfoni, ecco ancora il capitano, il tiro di poco fuori, si arrabbia Ciarla con la difesa un po' superficiale, occasione per il Cortina. Ventunesimo minuto, la palla avanti, Astolfoni prova la botta, Ciarla che risponde alla grande evitando l'unico gol del Cortina. Pallone avanti, Astolfoni con più sicurezza, c'è il fallo subito da Simina che si fa male al braccio su tacco di... gran tacco questo da Astolfoni. Fischio dell'arbitro, punizione, la battuta forte di Astolfoni sul fondo, che è dell'angolo comunque. Ancora dietro, gira, la tiene bene Cardoso, che ha spazio, 1-2, c'è un fallo comunque al limite dell'area ottenuto da Cardoso. Alla battuta del capitano Petrone, il passaggio laterale, il tiro del gol, 8-0, mette a segno l'ottavo gol il City su punizione, schema simile al precedente, numero 8 Saccaro, anche lui partecipa alla festa. Finisce qui il time out chiesto dal Cortina, e così di un vantaggio di 8 gol a 9 minuti al termine. C'è da giocare ancora un pezzo di gara, ma c'è poco da dire, Cortina sotto, fuori dal turno di Coppa Lazio, giocherà comunque le sue carte per l'orgoglio. Adesso la palla avanti, che può aggirare l'avversario, la palla ancora per il Cortina che prova la palla in mezzo, il gol di Paglione della bandiera, probabilmente Cortina che gliene segna uno all'Eco City, 8-1 è il risultato, buona la manovra di Paglione che mette a segno. Si prova a girarsi, non c'è calcio di rigore, è palla secondo l'arbitro, la palla adesso arriva al numero 11 che se la vede sfilare avanti, il tiro ed è il gol, senza versarci un attimo l'Eco City batte rapidamente l'angolo e la fida a Saccaro per il 9-1. Minuti al termine, Simina, Astolfoni prova a girarsi, gran numero, in mezzo a due, ancora nasconde il pallone, glielo toglie per un attimo il tiro, alla fine Simina prova la conclusione, è il sesto fallo, quindi vuole dire tiro libero, Petrone si affida, il tiro, la botta è all'incrocio, imperdonabile, è il decimo gol di questa sera dell'Eco City che non perdona e passa il turno ormai già archiviato. Il fallo su Petrone vale il tiro libero, il settimo fallo del Cortina, si incarica sempre Petrone, prova il tiro, prova sullo stesso palo la parata stavolta l'estremo difensore del Cortina. 6 secondi al termine, partita che volge al termine, triplice fischio, 10-1 il risultato condotto
e portato fino alla fine da un Eco City in gran forma, di categoria superiore comunque rispetto al Cortina, ha archiviato il passaggio del turno. È il terzo tempo tra le due squadre, strette di mano e chiusura della partita. Ricordiamo, passato il turno l'Eco City per 10-1. Qui da Live Bomber e Calcio a 5 Live è tutto. Siamo qui con Andrea Giordani dell'Eco City, oggi passaggio il turno agevole, 10-1 il risultato, 4 gol per te. Che ne pensi di questo Eco City e del cammino che vorrete affrontare, che volete affrontare in Coppa Lazio? Questo Eco City ha dimostrato che può fare bene, deve fare bene, e il cammino che mi aspetto è quello di arrivare fino alla fine e alzare la coppa. Questo è l'obiettivo. Diceva Rosati nella precedente partita che avete fatto fatica inizialmente a prendere confidenza con questo campo, con le distanze che ci sono. Vi aspettavate magari partite un po' meno serrate. Che ne pensi del percorso che state facendo tecnico su questo campo e la confidenza che avete proprio con la struttura? Ah, personalmente tutta questa difficoltà su questo campo non l'ho vissuta. Secondo me la squadra si trova a suo agio qui, l'ha dimostrato, abbiamo vinto tutte le partite su questo campo e abbiamo anche trovato confidenza fuori casa in campionato sabato con la prima vittoria esterna, quindi è questa la strada che dobbiamo prendere. Benissimo, oggi 4 gol, a chi li dedichi? A tutti i compagni che mi hanno dato fiducia dall'inizio, al presidente, al mister e a Simone Chinchio che dalla tribuna mi incitava più di tutti gli altri. Benissimo, ringraziamo Giordani, complimenti per la prestazione di oggi e per il passaggio del turno all'Eco City. Grazie.